L'isola ecologica di Chiaiano, intitolata ad Antonio D'Acunto, si arricchisce di nuovi alberi. Questa mattina la presenza del vice sindaco con delega all'ambiente Raffaele Del Giudice e di alcuni studenti del territorio sono stati piantumati 36 ciliegi donati dai 10 Rotary Club del gruppo Partenopeo. L'iniziativa rientra nel protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune per lo sviluppo di azioni dedicate alla sostenibilità ambientale. Questa è un'altra promessa mantenuta al territorio. Non solo qui abbiamo riqualificato un'area abbandonata, realizzata la più bella isola ecologica delle 10 che abbiamo, veramente una delle più belle, e poi questo parco dedicato anche a D'Acunto, dedicato a tutte le scuole. Oggi insieme a Rotary noi riusciamo a ricostruire la collina dei ciliegi, 36 bellissimi esemplari di ciliegie sono stati piantumati, oggi c'è quest'altra bella cerimonia. I bambini delle scuole sono davvero i protagonisti, perché non solo hanno adottato questo spazio che sta diventando uno spazio sempre più frequentato, molto bello e molto ben tenuto da Asia, poi qui tra poco arriverà anche un piccolo tavolo per fare il bio picnic. Insomma, noi stiamo cercando in questi mesi soprattutto di accelerare quella che è la conoscenza delle isole ecologiche e di recuperare le nostre isole ecologiche, hanno recuperato la memoria. Qui oggi mettere gli alberi di ciliegie è importante perché qui c'erano i ciliegi e qui sono ritornati i ciliegi. Nel corso della mattinata sono state anche premiate le scuole che hanno partecipato al progetto Alberi per la città, realizzato con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani ai temi dell'ambiente.